Buonasera ragazze e ragazzi, buonasera a tutti. Allora, mi è venuta in mente una cosa, un'idea per fare questo video. Allora, avevo accumulato dei prodotti mangerecci finiti per fare il video dei mangerecci finiti. Nell'ultimo video dei mangerecci vi avevo detto che non avrei più fatti, ma siccome tante di voi mi hanno detto che dispiaceva questa cosa perché li seguivano con interesse, allora faccio di nuovo il video dei mangerecci finiti. Quindi questa categoria di video non verrà eliminata, ma magari un po' ridotta. Allora, cos'è successo? Siccome negli ultimi tempi mi sta chiedendo sia su YouTube che su Instagram se sono dimagrita, quanto peso ho perso, perché mi vedete un po' dimagrita. Ed effettivamente è così, sono dimagrita. Alla fine di Natale, sì, alla fine di Natale, alla fine di dicembre, che è stato il periodo natalizio, ero arrivata a pesare 52 kg e io di solito sono sui 50 kg. E quindi niente, ho avuto un po' di problemi di salute, sia causati dall'influenza che da altre cose che non voglio dire, e anche mio marito purtroppo. E quindi in due, verso i primi di gennaio, adesso è il 5 di febbraio, quindi fate conto un mese fa, c'è stata fatta una dieta da un dottore proprio da seguire entrambi. Una dieta che abbiamo rispettato di più lui che io, perché mio marito ha perso 4 kg, io ne ho persi 3, sono arrivata a 49, ma penso di perdere anche qualcosa di più se continuo a mangiare così. Solo che io ho perso un po' di meno, cioè ho perso in realtà 2 kg, perché adesso mi sono pesata e sono 49 e mezzo, a volte 49, a volte 50, diciamo che ne ho persi 2 di chili, ecco. E io ne ho persi meno perché sono stata meno brava e ho sgarrato di più rispetto a mio marito. Anche mio marito ha sgarrato, ma un po' meno. Mio marito è stato molto molto ligio, soprattutto nei primi giorni, e mentre io ho un pochino sgarrato. Quindi adesso vi faccio vedere questi prodotti mangerecci terminati per darvi degli spunti su un'eventuale dieta da fare. Io non sono una dietologa, non sono una nutrizionista, quindi io sto dando solo dei consigli su una dieta, ma se volete iniziare una dieta vera e propria, rivolgetevi a un nutrizionista, a un dietologo o qualsiasi altra persona, non a me. Io sto solo dando dei consigli, mostrandovi dei prodotti. Allora, cominciamo dalla mozzarella. Allora, io questa mozzarella qua l'ho tenuta perché l'abbiamo mangiata oggi, altrimenti avrei buttato via perché non mi tengo in casa la spazzatura. Ve la mostro perché l'abbiamo mangiata oggi e vi consiglio di prendere queste mozzarelle della Merivio che sono senza lattosio. Mio marito è intollerante al lattosio, io anche un pochino e meno di lui, e quindi mangiamo queste mozzarelle. Di solito le mozzarelle senza lattosio non sono molto buone, mentre queste qua di Lidl della Merivio sono buonissime, sanno di latte pur essendo senza lattosio, quindi vi consiglio di prenderle. Qui ho la pattumiera e le getto direttamente in pattumiera. Poi, altra cosa che ho finito stamattina, c'è il pacco praticamente pieno di briciole, sono questi biscotti. Questi biscotti non è che siano proprio dietetici, però sono sani, sono della Lazzaroni e praticamente sono senza olio di palma, senza OGM, senza grassi idrogenati e senza coloranti. Ok? Quindi comunque sono dei biscotti che, pur avendo parecchie calorie, sono sani perché non contengono schifezze, quindi ve li consiglio. Queste sono le Sinfonie, ma ci sono anche altre tipologie, e anche questi andiamo a buttare nella pattumiera. Poi abbiamo finito i fagioli biologici di Valfrutta. Questi qua li mangiavamo quando facevamo un'insalatona con fagioli e tonno, che ci piace tantissimo. Quindi insalatona, fagioli, tonno, qualche scaglia di grana e si è a posto se si vuole stare un po' a dieta. Anche questi andiamo a buttarli nella carta. Poi abbiamo mangiato le Kinder Yogurtine, queste qua sono al mango e maracuja, ma anche le altre sono molto buone. Hanno fermenti lattici vivi e non hanno tantissime calorie, quindi questo può essere uno sgarro accettabile per chi è a dieta, perché ha solo 109 calorie e con i fermenti lattici vivi. Quindi comunque è ottima, non per chi è allergico al lattosio, cioè per chi è intollerante al lattosio. Infatti mio marito le ha mangiate, però non dovrebbe perché è intollerante al lattosio. Poi abbiamo
finito l'acqua essenziale. Questa acqua qui va bevuta 2 bicchieri grossi di acqua a stomaco vuoto la mattina, preferibilmente un po' a temperatura ambiente o calda, e per far sì che l'intestino vada bene, insomma, l'abbiamo finita, ne abbiamo finite diversi pacchi, questo è uno di essi. Devo dire che funziona, ma ci vuole costanza. Io sinceramente non ce l'ho, mio marito è molto più bravo di me, la sta bevendo, io faccio fatica a berla tutte le mattine. Questo qua lo mettiamo nella plastica. Ok, io faccio fatica a berla tutte le mattine, però ve lo consiglio se avete un intestino un po' pigro. Poi abbiamo terminato le penne cereali, eccole qua, le penne integrali. Noi adesso mangiamo solo pasta integrale, non più bianca, perché è più digeribile, se ci sentiamo meglio, e in più una volta mettevo 250 grammi per 2 persone, adesso invece faccio 160 grammi, che sono 80 grammi a testa. È poco, perché effettivamente è un po' pochino 80 grammi per noi che eravamo abituati a mangiarne 250, quindi 125 a testa. Però la dieta dice così e noi comunque ci sentiamo un po' meno pesanti mangiando 80 grammi di pasta invece che 125, ok? Poi per fermare un po' la fame ho usato queste tisane qua, che sono tisane frutti misti bio di Pan Panorama. Ho usato questi filtri di tisana quando mi sentivo tanta fame, invece di fare merenda bevevo una tisana e quindi mi calmava un po' questo appetito e questa fame. Poi per fare uno snack abbastanza salutare ho trovato queste patatine fatte di carota. Cosa c'è dentro? Carota, barbabietola, sono tutte naturali, sono delle patatine alle verdure praticamente. Non sono fritte, o sì, no, qua c'è scritto che non sono fritte. E niente, non sono buone come le patatine, non sono per niente buone sinceramente, le abbiamo mangiate così per sfizio, ma non è stato proprio un bello snack. Comunque in ogni caso ve li consiglio perché gusti sono gusti, magari a voi possono piacere. Poi un'altra cosa che ti aiuta a spegnere la fame sono questi cetrioloni. Questi li ho presi da Lidl, ma li potete trovare in ogni supermercato. Praticamente dopo aver mangiato la pasta, se avevamo ancora fame, mangiavamo 2-3 cetrioloni sott'aceto e questi qua vi soddisfano e vi tolgono la fame, ottimi veramente, non so se a voi piacciono, a noi piacciono, e quindi questi ci aiutano a stare a dieta. Quindi questi, ecco, un'altra idea, se volete un'altra idea per la dieta. Poi yogurt all'ananas, 0,1% di grassi, questi insomma niente da dire, yogurt 0,1 si sa che non fanno ingrassare, sono un po' amari, però insomma possono andare bene per la dieta. Poi le gallette di riso, che anche queste mi salvano dalla fame, perché se dopo la pasta ho ancora fame mi mangio un cetriolone, magari una galletta in aggiunta se ho proprio tantissima fame, perché a volte mi è successo di avere tantissima fame, non mi bastava la pasta e allora mi sono mangiata anche 2-3 gallette, che non potrei perché carboidrati con carboidrati non si può, però la fame è fame, e quindi mi sono mangiata questi con i cetrioloni, e sempre queste le vendono da Lidl. Poi nella dieta il dottore ha detto anche di escludere tutte le bevande gassate alcoliche. Io non le ho escluse totalmente, infatti ho finito questa birra che si chiama Hobgoblin, c'è un ognomo, non so, mi ispirava la confezione, la birra è molto molto filtrata, cioè non filtrata, è molto torbida, è molto pesante, non è il tipo di birra che mi piace, l'avevo presa per la confezione, ma è veramente troppo strong, quindi non la riprendo più. Mi è piaciuta molto di più questa, una birra antoniana, una bionda premium, eccola qua, questa mi ispirava sempre la confezione ed è una birra bionda filtrata, molto buona, molto semplice, quindi questa ottima, se la trovo di nuovo in offerta la prendo. Poi bisogna bere tanto, io non riesco a bere molto, allora quest'acqua unicornosa mi ha aiutato a bere un po' di più. È un'acqua frizzante aromatizzata alla fragola o al mirtillo, strawberry, non so cosa sia la fragola, è aromatizzata e mi ha aiutato a bere di più, perché questa qua la bevevo volentieri meglio dell'acqua normale, quindi questa, ecco, magari queste acque aromatizzate vi possono aiutare. Poi abbiamo finito la passata cirio verace, vabbè, questa insomma non è acida e mi trovo bene, prendo questa o la multi. Poi
Cosa c'è? Ho sgarrato un po' e sgarrando ho finito questi boccia che sarebbero i dupe dei Nutella Biscuits. Se li trovate al supermercato comprateli perché sono molto più buoni dei classici Nutella Biscuits, quindi prendeteli. E poi abbiamo finito pacchi e pacchi di questa frutta secca della Lesto, la compriamo da Lidl perché la frutta secca da Lidl costa meno, quindi è buona lo stesso e ci divoriamo pacchi e pacchi di queste che, attenzione, fanno ingrassare perché la frutta secca fa ingrassare, però sono dei grassi buoni, quindi quando dobbiamo spendere tante energie per il lavoro o per altre cose, mangiamo queste perché sono delle energie buone, non sono delle energie cattive come quelle che possono essere dei biscotti. Poi ho terminato questa cioccolata Lindt alla cannella perché, mamma mia, questa era una droga. Per fortuna non la trovo qua perché l'ho comprata in montagna. Questa Lindt alla cannella è favolosa. Se la vedete in montagna o da qualche altra parte, prendetela, perché a chi piace la cannella sicuramente piacerà anche questa. Poi abbiamo finito questi gamberetti confezionati, gamberetti della Despar, molto buoni anche questi per la dieta, vanno benissimo, gamberetti così da scottare e mangiare, con un po' di salsa rosa sarebbe meglio. Poi ho finito le lasagne Armando, questa marca qua che non so che marca sia, il grano di Armando, boh. Comunque sono buone, si cucinano bene in forno, ci vuole mezz'ora e si può fare anche una lasagna semplice senza ragù, anche solo con la besciamella e un po' di verdura, così si sta più leggeri. E poi abbiamo finito delle zuppe bio, queste ve le consiglio tantissimo, le tengono da Lidl queste zuppe, una di quinoa e l'altra è un minestrone toscano, una zuppa toscana, sono ottimi veramente, andate da Lidl a comprarli perché sono degli ottimi primi leggeri, io e mio marito ne abbiamo fatto delle scorpacciate di questi qua. Poi ho mangiato gli Oro Sandwich, eccoli qua, che avevo trovato sulla calza della Befana, buoni, ma onestamente non comprerei la full size perché non è che mi hanno impressionato così tanto da dire li ricompro. E poi abbiamo finito questi, che sono degli straccetti di soia grigliati, assomigliano agli straccetti di pollo ma sono straccetti di soia e sono ottimi veramente, sembra quasi di mangiare carne normale, e quindi ottimi anche per i vegani. Poi abbiamo finito le uova, che sono fonte di proteine, e noi le facciamo all'occhio di bue, ci piacciono così. Non so a voi come piacciono, comunque le uova all'occhio di bue ci piacciono e le facciamo. Poi abbiamo finito queste olive farcite al peperone, buonissime queste olive, sono un po' una trasgressione perché non si potrebbero mangiare, però ottime veramente le olive col peperone dentro, fantastiche. Poi, vabbè, i cracker integrali, perché non mangiamo più quelli bianchi, ma mangiamo quelli integrali. Questi si trovano da Lidl, ma insomma, io li prendo un po' dove capita. Poi ho bevuto delle altre tisane, ho bevuto la Love della Pompadour, che è con frutto della passione melograno, buonissima, se la trovate prendetela. Poi quella della Bonomelli, con menograno e litchi. E questa qua della Pompadour caldo a braccio, che ha l'uva, la cannella, la mela e l'arancia, eccole qua, quindi gusti invernali. Queste mi hanno aiutato tantissimo con gli attacchi di fame, perché quando mangiavo una di queste, sì, quando bevevo una di queste, gli attacchi di fame sparivano. Poi abbiamo consumato gli spinaci, praticamente da Lidl vendono sia gli spinaci ma anche altre verdure già cotte nel banco frigo, quindi non inventatevi scuse che non avete tempo di cucinare o che non avete voglia di cucinare per il discorso della dieta, perché potete stare a dieta e mangiare verdura cotta anche comprandola già pronta al supermercato, niente scuse perché veramente queste qua sono già pronte, basta scaldarle e via. E poi un altro sgarro che ho fatto, mi sono mangiata questi pan di stelle. Allora, secondo voi che cosa preferisco tra i pan di stelle e Nutella Biscuits? Tra i pan di stelle e i Nutella Biscuits preferisco i pan di stelle perché sono più amari, i Nutella Biscuits sono troppo dolci, questi qua sono un po' più amari e li preferisco, e poi perché c'è questa cioccolata qua sopra che è dura, praticamente tipo un cioccolatino, mentre Nutella Biscuits è tutto biscotto, io sinceramente preferisco questi. Bene ragazze, questo è tutto, questi 15 minuti, quasi 15, spero che vi abbiano aiutato ad orientarvi un po' sulla dieta. Ripeto, non sono una dietologa, quindi se volete fare una dieta andate da un dottore, o se volete semplicemente dei consigli magari potete guardare questo video. Vi saluto, un bacione a tutti.